La legge di stabilità 2019 ha introdotto la possibilità di definire, attraverso una procedura di saldo e stralcio, le cartelle di pagamento che si sono formate dal 2000 al 2017. La procedura di saldo e stralcio permette ai contribuenti di ottenere l'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e inoltre una riduzione delle imposte o dei contributi scritti nelle cartelle. A seconda del valore ISE si pagherà il 15%, il 20% o il 35% degli importi scritti a ruolo. I soggetti che possono aderire sono solamente le persone fisiche che hanno un valore ISE inferiore ai 20.000 euro. Le cartelle che possono essere definite con questa procedura di saldo e stralcio non sono tutte, si potranno definire solo quelle riguardanti le imposte che derivano dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni IVA e dell'IRAP e i contributi personali, quindi i contributi della gestione artigiani commercianti o delle casse autonome dei professionisti. Non potranno essere oggetto di definizione i contributi relativi ai lavoratori dipendenti oppure tutte le imposte e i contributi che derivano da accertamento. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile del 2019 attraverso il sito internet di Agenzia Entrate e Riscossione oppure direttamente agli sportelli. Entro il 31 ottobre 2019 i contribuenti riceveranno la risposta con l'accoglimento della domanda oppure con un eventuale rigetto. Le rate per il pagamento sono 5, che vanno dal 30 di novembre fino ad arrivare al 31 luglio del 2021. In caso di rigetto della domanda da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, la domanda diventerà automaticamente una domanda di definizione agevolata, cosiddetta rottamazione ter. Quindi i contribuenti potranno rientrare in un altro tipo di definizione agevolata che però consente di ottenere l'abbattimento solo delle sanzioni e degli interessi di mora.